Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Io sono da un bel po' che non mi faccio più vedere perché sono stata operata in bocca e già lo sapevate queste storie. Dunque, parlo fatica perché ancora non mi sono ripresa per bene. E ho voluto fare questo video per farvi un po' di compagnia e tenervi un po' di compagnia, appunto. E niente. Dunque, questo video sarà diviso in tante parti, adesso non so quanto riuscirò a vloggare, però sarà fatto a casa questo video. E sono bella vestita, vedete? Sono tutta bella vestita. E niente, aspettate un secondo. E niente, praticamente sono ancora così. Scusate, mi sono dovuta spostare di angolazione, ovvero di location, perché non voglio disturbare mio nonno che è di là in sala. E niente, dunque. Mi sono appena messo di stavo dicendo, non mi ricordo più, vabbè, non importa. Allora, stavo cercando di registrare e nel mentre ho detto, perché non registro un video dove riprendo un po' la mia routine da vlog? E va bene, eccomi qua. Allora, ragazzi miei. Stavolta sto registrando sempre con la fotocamera, cioè non Canon, col Samsung, col telefonino AS13, no A13, basta, non altro. Dunque, sono andata a Sassari, ho fatto tutto ciò che dovevo fare, mi hanno tolto una radice e un dente, l'altro dente me lo dovranno togliere in un altro momento. Al momento devo andare a Sassari e togliere i punti e basta. Se mi sentite parlare strano è perché ancora non sono guarita del tutto, infatti sono tutta no comment, KO, però oggi mi sono voluta imbellettare per voi e gli ho messo un po' di sopracciglia, ho fatto definito la sopracciglia, come dire. Ho messo un po' di trucco, non so se si nota, però ho messo un po' di trucco, mascara, correttore e altro niente. Quindi per le tonate mi sono messo blush o bronzer, quello che è, però non me la sentivo di mettermi troppe cose sulla faccia. E già tanto sono messo un po' di mascara e di correttore, altro niente. E ho uniformato le sopracciglia. Uniformato si sì, va per dire, le ho colorate, le ho un po' tolto. Quella cosa che le mancava in più è nulla, quindi non lo so ragazze, questo è un altro video dove rientro in camera, ovvero sono venuto qua perché in cucina non posso stare, quindi ho detto, ah, se vedete questo qua perché il dentista mi ha un po' come si può dire, scartavetrato il labbro, però pazienza. E niente ragazze, questo era quello che volevo dirvi io, non so se per pranzo farò qualcosa o se pure, mi sa, ah ecco mi ho dimenticato, ma sto mangiando i brodini, i brodetti, cioè le pappette, e poi come frutta mangio gli omogenizzati perché ancora non posso mangiare altro niente, già. Il resto si vedrà quando potrò mangiare bene, al momento non posso mangiare una mazza. E niente, aspettate un secondo. Eccomi qui. Allora, niente ragazze, era per dirvi che praticamente riuscirò a registrare altri video man mano che vado avanti col processo del videovlog di oggi. Non so quante volte riuscirò a registrare perché non vorrei che annoiarvi, ma non credo che ti annoiavi. Poi, se il canale non vi piace, non siete obbligati ad iscrivervi al canale YouTube, solo se vi va, però. Se mi fa piacere, anche a me fa piacere di darmi un'iscrizione in più. Come io cambierò con voi, ovviamente. Per quanto riguarda invece, vabbè, se volete mettere like, dislike, quello che volete voi, basta che però non mi commentate in modo maleducato, perché quello io la maleducazione non la sopporto. E niente.
ho messo in posizione così perché non volevo si vedere tutto il casino che c'è in camera. Non è molto, però. Sì, a parte quello che c'è dietro, ma quello fatto finta di niente. È nulla. Aspetta un secondo. Ora ho sistemato tutto più o meno. In modo che non si veda troppo disordine. Avevo messo troppe robe mie, vestiti dietro e faceva disordine, faceva disordine visivo. Eccomi, allora, niente ragazze. Oggi come al solito mangerò pollo omogenizzato, perché avevo detto mangio le pappette io, e il resto non lo so ragazze. Tanto che ore sono, aspetta un secondo. 19 minuti, va bene. Per me va più che bene. Tanto alle 11 mangio qualcosa. Intanto vi porto con me a guardare un po' di televisione se vi va. Ok? A dopo. E tu mi confermi che anche le altre padroline fanno la Sto andando stessa alla cosa? televisione La adesso. sudano tutte così. Siete delle vittime. Eccomi qua. La fa asciugare, la madonnina è perfetta, poi ritorna con il suo tempo, ritorna con il mantello, insomma umidità, eccetera, e si ripropone di nuovo, lei la riprende, la mette al sole e la riasciuga. È questo? Hai capito bene, Paolo? Sì, hai capito bene, Federica, io qui non ho niente per raccogliere, se qualcuno mi porta una domanda, non lo so, della carta assorbente, Ma come fa? No, non profuma. Sì, arrivo con quella. Questa scena è. Allora, quindi, secondo lo scultore, lo scultore di mistico, questo va bene. Sì, io no. Oh. Andava. Va bene, no, va bene. Cosa? Infatti, infatti. La ditta ancora un prete ce l'ha. Però ha detto quando è lo tempo, dipende dallo tempo. È vero, sì. Io immagino i miei professori del Marianum che stanno vedendo questa trasmissione. La Madonna non è una persona che lavora al circo. A Siracusa abbiamo una volta sola. La Madonna non è un paragone. Che da spettacolo, io mi vergogno.
di questo modo di rappresentare la madre di Dio, nostra madre. Qual è chi su cui ha dato a Gisella? C'è 123.000 euro. Mi pare la voce di chi? Ma però a me è su Maria Ustis. Sul fenomeno, no, della per carità di Dio. Chi crede, no, poi continuerà a credere. Tu sei un'orionetta, Gisella. Vuoi, vai, vai, con questa storia della Madonna, non ne avremo ancora. Quante ne avremo per ancora? Oi, 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 ragazzi, rassegni. Per far sì che le persone credano e a quel punto si illudano di qualcosa e magari paghino anche qualcosa, chiedono pure i miracoli a chi invece. Ma la faccia dove sta? Quindi è questo il servizio che viene dato. Quindi nulla a che vedere con la preghiera e con la fede, ma per dire state attenti che preghiere e fede sono una cosa, ma c'è qualcuno che può usare queste cose per ingannare. Momentissimo, allora vi faccio sentire due testimonianze importanti, una dopo l'altra. Cominciamo con la prima, sono delle ex fedeli che decidono di non mostrarsi, guardate, non mostrarsi non perché temano qualcosa, ma semplicemente per vergogna, no? Perché cosa succede? Tu cadi in una no, situazione magari difficile, molto fragile, credi, vuoi credere, vuoi farlo, senti queste cose, eccetera. Poi la famiglia magari ti dice ma no, ma guarda che non è così, tu insisti e poi ti vergogni, no? Perché alla fine succede questo. La prima testimonianza te la faccio ascoltare. Senti. Allucinante quello che sta succedendo. Gisella, quanto imbroglio ha questa? Vedate, mi schiena accedere. È una secondiata. Vedate. E lei sento sia all'improvviso che era incinta. Dico, sei contenta? E lei mi rispose, sì, ma non so come è potuta apparire. Dico, scusa, lei che devo scrivere un santo. E lei ha fatto un occhio su e mi ha fatto un cenno che, sì, ci nascerà l'8 dicembre, sarà maschio e verrà chiamato, ma mi è stato imposto il nome di Emanuele. Allora io ho detto, ma se io con te. Emanuele, due in mezzo a noi. Anche lì, io ho visto che lei era passata oltre. Lei ha deciso di fare questa testimonianza, ma di non metterci la faccia, perché? Perché mi vergogno per quello che mi è successo, mi vergogno perché sono stata fragile e aver creduto tutto quello che lei diceva. La frequentazione con Gisella le ha creato problemi in famiglia, che lui dicevano, c'era un po' di rischio. Perché sua figlia cercava di metterla in guardia, sì, diciamo attuale, secondo lei è tutto falso. Posso dire per me sì, come al settore che chi crede e dice di no, però per la mia esperienza sì, grazie. E adesso arriva un'altra testimonianza molto importante, mentre giustamente la nostra regia ci mostra ancora una volta questa Madonnina, Avella. Senta, mentre restiamo sulla Madonnina, ma intanto vedo volentieri anche lei, Avella, a proposito della gravidanza, ha sentito quella testimonianza, ci sono tante persone che raccontano per questa gravidanza che avrebbe raccontato, no? Lei ne sa nulla? Io sono arrivato dopo. Oggi lenticchie a brodo, ragazzi, lenticchie a brodo. Io ho mangiato un caffè e del tè, cioè della cosa, della medicina del dente. E niente. Allora, vi ripeto, ho bevuto stamattina un tè, un caffè
Va bene, ho fatto caso al disordine che c'è, ma questo è, questo c'è. Allora, mi metto in modo che non si veda. Dunque, sì, lo so, anche di là si vede tutto, pazienza. Allora, vi dicevo che ho bevuto un caffè, poi ho bevuto un po' di tè, una tazza di tè, buonissimo, e ho preso le mie medicine, quelle per il dente, buonissimo. Il tè, anche il caffè. Il caffè ancora di più, il tè non è il massimo, ma l'ho bevuto lo stesso. Non tutto, l'ho lasciato un po' perché non ce la facevo più. E niente. Adesso il disordine io ho letto, vabbè. Lasciamo vedere che è meglio. E di qua c'è la finestra che è tutta schifosissima. Poi non lo so se lo vedete, però è tutta da pulire, ragazzi. Non so perché, ma è tutta da pulire. L'ho pulita avanti ieri, andava avanti ieri, sì, ciaone. L'ho pulita un giorno prima di andare a Sassari, poi, vabbè, no comment. Niente. E nulla, questo è tutto quello che vedete voi alle mie spalle. Che ne so, ragazze. Io vorrei chiudere qui, ma non vorrei annoiarvi troppo, quindi diciamo una cosa, che praticamente domani farò un altro videovlog e inserisco a questo, se riesco, non è detto. Oggi pomeriggio farò un'altra cosa, cioè farò un altro clip sempre inserito a questo, se riesco, se non è detto. E niente. Buon pranzo a tutti, ci vediamo dopo, dai, perché devo mangiare adesso. Che ore sono? Le 10:26, magno e ci vediamo dopo, dai. Lei che conosce molto bene Maria Giuseppa, no? Io prima dicevo, chissà che stato d'animo ha oggi Maria Giuseppa quando vede, no, che altre Madonnine fanno quello che fa la sua di Madonnina. Che secondo lei che sta pensando in questo momento Maria Giuseppa? Preoccupata? Guardi, Federica, quei 2 anni mi hanno insegnato una cosa della signora, che non conserve quella pace che ha conservato Bernadette. Traduca. Praticamente l'avete visto tutti sulla collina, non indietreggio, non indietreggio. Oh, io Monticelli Terme, guarda. Davvero, basta le Ci voci, siamo andati basta pallina le io. voci. Non una frase del genere. Confronto il nostro Paolo Capresi con la frase anche ti Posso sparo. dire? Sì, è bella, certo che può dire. Posso dire una cosa? Io ieri ho preso tutti i messaggi e li ho buttati. Quelli del Ho telefono? conservato il primo. Perché la Madonna risulta maleducata. Ah, i messaggi della Madonna, certo. Inizia il primo messaggio dicendo ho scelto voi. E poi ha concluso dicendo ti benedico. Se lei entra in una casa e vede 2 persone, saluta entrambi e quando va via, Dice, vi saluta entrambi. benedico. Cos'è? No? Sì, credo, non lo Riconosce so, io la non... madre con il materiale del composito usato per la Madonnina. Allora, vado da Poletti, svelato l'arcano, metto il punto di domanda Poletti, e poi vado da Don Patrizio. Tu metti il punto di domanda, Federica, perché sei molto corretta, però no, dai sempre una possibilità anche alle persone cattive, no? Di dimostrare che non sono cattive. Allora, l'unico modo che ha Gisella per dimostrare che è in buona fede è venire qui in diretta dove le possiamo fare delle domande e le chiederemo anche se è vero, perché non sappiamo se è vero, che va Chi sei bene delle dal 2 proprietà di giugno al 4 Domaniceto di giugno? signora Bella. E così belli pieni con le tasche belle piene di soldi dopo aver venduto la casa a Roma andavano in affitto in 3 stanzette, i soldi magari li davano in beneficenza a questa attività che mi Vabbè, sembra più una baracconata, ma direi. insomma questo è il mio giudizio, me ne prendo le responsabilità. E allora chiederei a Gisella, se fosse qui, a quanta gente, se lo ha fatto, ha chiesto di vendere casa e di rifugiarsi predicendo terremoti, Anche perché questo è un tema voi vi interessante. indignate per il Santissimo e avete ragione, ma io mi indigno più per le cose terrene, perché far vendere la casa a delle persone, o se è vero, è perché non lo sappiamo, far sospendere delle cure mediche a delle persone è di una gravità Va, enorme. addirittura, va, ma va, stiamo ti pari a scherzando. te se ti facevo... Addirittura si è impedita. Io non ho visto nessuno dei soldi.
responsabile di quello che vergogna, che vergogna, che vergogna. Che vergogna. Ma ha comprato la macchina dell'associazione. Sì, dimmi Paolo. Federica, sarebbe interessante se Maria Giuseppa Scarpulla fosse disponibile e non avesse paura di alcun confronto, vederci e confrontare le due statuette della Madonna, vedere se il liquido è, se dice yeah, vero, non dovrebbe aver paura di farmi entrare a casa. C'è e d'accordo, confrontare lei la nostra statuetta e noi la sua. Non possiamo le nostre, non ce ne sono, e senza alcuna paura. Perfetto, questa sarebbe la prova provata, perché magari la sua invece trasuda qualcos'altro, non lo sappiamo, sangue, sa, non è appunto, non lo sappiamo, bravo. Esatto, preso, va bene, allora, va bene, lanciamo questa proposta alla signora Scarpulla. Intanto sto guardando sempre la sedicella su casa alle 5, come dice, no, mattino 5, scusate. Federica, sì. Federica, mi meraviglio come ieri è avvenuto la lacrimazione della Madonna a casa di Gisella. Sì. E non è stata portata in mezzo. A Pignano, ritorno degli ospiti, voglio dare la casa della parola per chiudere a Don Patrizio Coppola. Don Patrizio, come ci andiamo? Il mistero si infittisce, cara Federica. Certo, noi crediamo, noi chiamiamo. Vero, sì. Cos'è quello? Ah, tante grazie. Oh, della misericordia, dell'amore alla signora Giuseppe. Vediamo cosa sta combinando mia nonna. Oh santo Dio, guardate un po' qua. Già, no, non si vede. Infatti, guardate qui. Devo spostare il cavalletto. Aspetta un secondo. Se lo sposto. Grazie che mi sta facendo il letto, mia nonna. Grazie, grazie. Cognitivo grave, che ha scarsa comprensione delle relazioni di causa ed effetto e delle conseguenze delle proprie azioni. Quindi, per questo, la condizione cognitiva soddisfa i requisiti per una certificazione di invalidità di disabilità. E allora, Valentina, domani ripartiamo da qui. Buona sostanza, l'ho detto a lei, come dire, no, sembra una bambina di 7 anni, questo a livello cognitivo. Ma ripartiamo da qui domani. Grazie, Valentina. Trifiletti, mi fermo qui, grazie ai miei ospiti. A tra poco. Allora, mia nonna fa il letto, riferisco questa cosa, mia nonna fa il letto perché io al momento sto a riposo, non posso prendere pesi e niente, quindi ecco perché mia nonna deve fare il letto, lei capite bene, altrimenti non avrei fatto fare il letto a mia nonna. Quindi lei sta facendo il letto, mette tutti i cuscini e poi posso andare di nuovo in camera a fare altri video. Vediamo, non lo so. Intanto i cani abbaiano come fosse nati, ma vabbè. Ok. Intanto arriva la notifica che non posso, ma vabbè. Mi sa questo video farò unico perché non ho... Non ho tanto spazio per questo telefono, c'è 128 GB di memoria ma non è al massimo, quindi vi devo spiegare. Una cosa lo monto questo video, non lo modifico, si vedrà. Perché 24 minuti sono troppi, non lo so. Boh. Ah, sta uscendo il stasera, sì, in prima serata. Il diavolo veste Prada, ragazzi, cioè. Che bello che c'è il diavolo veste Prada.
Adoro, quel film è troppo bello. Quello del Diavolo Veste Prada è bellissimo. Ecco, non so se si è sentito, ma mi sa che stasera me lo guardo. Forse insieme a voi, non lo so, vediamo. Dipende cosa succederà, se riesco a guardarlo o meno, perché c'è Meryl Streep, quindi adoro lei, l'attrice è troppo brava recitando, e adoro il suo ruolo di Diavolo Veste Prada, troppo bello, wow, top. Beh ragazzi, io adesso vi lascio, perché non so quando mangerò, quindi per non farvi aspettare troppo, sono di Alice 38, devo vedere in forma insieme a voi, ma non voglio farlo diventare troppo lungo questo video, quindi farò in una... Scusatemi, stavo dicendo una vespa che stavo entrando. Allora, farò primo, secondo, terzo parte o quarta, diciamo, adesso vediamo un po', ok? Di videovlog, non ne ho idea, vediamo. Intanto meglio che mi sto già riprendendo, no? Ok? E niente, mettete like se questo video vi è piaciuto, un commento e attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao ragazze, un bacio.